gestire, ascoltare, preparare, suggerire, creare. Siamo noi, la gente di Punto Più, che incontrate ogni giorno per portare in tavola non solo bontà e genuinità, ma anche consigli, sorrisi, per soddisfare la voglia di nutrirsi di cose buone e genuine. Punto Più, un team unico fatto di persone che fanno la differenza. La macelleria Punto Più ora consegna anche a domicilio. Finisce a reti bianche il combattuto scontro ad alta quota tra Suzzara e Vighenzi. La squadra bianconera stavolta non riesce a concretizzare contro il forte team gardesano e fallisce il doppio sorpasso al terzo posto nel torneo di promozione proprio sui bresciani e sul San Lazzaro. Primo tempo di marca bianconera, si parte con uno squillo al decimo, punizione di Marangi non aggancia Sabaini. Lo stesso schema non ha fortuna nemmeno poco dopo. La Vighenzi si fa vedere con un'incursione di Mari, fermata dall'uscita tempestiva di Zapparoli. Poi prova a salire in cattedra il rientrante Gianruffo, ma non impatta bene di testa e l'azione sfuma. Allora, sempre di testa, ci prova Marangi, ma il fortino ospite regge. Ancora il 10 delle zebre mette in area, devia con le terga Messori, ma Gianruffo non aggancia per un pelo. Il Suzzara non molla e di nuovo da corner Marangi crossa per le torri, sfiora Vincenzi, sul rimpallo Gianruffo viene murato da Faini. Con la calorosissima curva dei Suzzarese passiamo alla ripresa, che vede una Vighenzi più propositiva. Si parte con un tentativo di Mora, ben parato a terra da Zapparoli. La ribattuta finisce fuori. In seguito, la difesa bresciana rischia una frittata sulla pressione di Moretti. Bravo Merigo ad uscire coi tempi giusti. Sul fronte opposto crea qualche brivido lo stacco di Faini sulla punizione di Mendini, ma la palla termina fuori. Lo stesso Mendini poco dopo lancia Mora e qui è bravo Zapparoli ad anticipare l'attaccante. L'estremo suzzarese salva bene anche sulla conclusione di Abdel Sarad. Gli ospiti spingono fino alla fine e chiedono anche un rigore su Diop, ma l'arbitro fa proseguire. Finisce così 0-0. Con le immagini del consueto saluto dei giocatori bianconeri alla curva, sentiamo le impressioni a fine gara di mister Andrea Bellini. Ma penso che la partita sia stata preparata bene, sapevamo di affrontare una squadra molto ostica, rognosa, molto compatta e così è stato. Penso siano venuti a Suzzara per portare a casa il pareggio fondamentalmente. Primo tempo direi di marca suzzarese. Abbiamo fatto secondo me bene pur non creando nitide palle gol. Sicuramente potevamo lavorare meglio sulle palle da fermo. Il secondo tempo abbiamo scalato una marcia, ecco, loro sono un attimo saliti e siamo stati anche fortunati in qualche occasione e sicuramente analizzeremo in settimana questo calo avuto tra il primo e il secondo tempo. Penso che sia più una questione mentale che fisica, onestamente. Ci lavoreremo, intanto comunque abbiamo mosso la classifica e vediamo di andare a fare punti con la Pavonese domenica prossima. Gestire, ascoltare, preparare, suggerire, creare. Siamo noi, la gente di Punto Più, che incontrate ogni giorno per portare in tavola non solo bontà e genuinità, ma anche consigli, sorrisi, per soddisfare la voglia di nutrirsi di cose buone e genuine. Punto Più, un team unico fatto di persone che fanno la differenza. La macelleria Punto Più ora consegna anche a domicilio.